scenda dagli ali del tuo pensiero. Stelle, questa è dedicata a mio padre. Quando è stato, purtroppo era negli ultimi anni della sua vita. È tornato a trovarmi la gran madre e mi ha detto che proprio devi andare. La sua faccia è bella affilata, presto farà a portarti via. E uno, e due, e tre. Ormai la maga una visita, più paura non mi reca. Anestetizzato il cuore ormai lento, abbandonato come foglia nel vento. Come giunco mi piego sgomento. Guardo il cielo e vedo le stelle, già son due che brillano belle. Or che te ne andrai pure tu, il mio naso sarà sempre all'insù. Questa è dedicata a mio figlio. Tu da piccolo mi guardavi dal basso, mi vedevi montagna, considerandomi un asso. Ridevi e giocavi sul materasso, ti strapazzavo di baci col compasso. Leggevo con te il libro rosso e ti abbracciavo a chi non posso. Ora sei grande e mi fa strano vederti così lontano. Mi dicesti un giorno che ancora volevi il genitore che io ero ieri. E forse anche tu desideri tanto il bacio del buongiorno che arriva al mattino. Oggi sono passato e ti ho detto, posso? Tu hai iniziato il mio cielo. La testa mi uscì. Ma mi hai sorriso. Quando ti vedrai farfalla invece è dedicata a mia madre. Quando ti vedrai farfalla, spero ti poggerai sulla mia spalla. Dal momento che in passato non mi hai mai amato, troppo tristi i miei ricordi, le disparità fra i fratelli. Ora che più ci riconosci, sono lacrime amare e scrosci. Quando ormai stanca quella mia, prova a entrare nell'anima mia. Solo allora comprenderai la mancanza che mi lascerai. Allora, adesso passiamo a un altro artista. Parliamo di Antonio Mencarini, che è un scrittore e socio fondatore dell'Associazione Culturale da Ischia all'Arte. Non ci sono dubbi nell'affermare che senza la sua straordinaria e professionale attività, spesso per lui onerosa, posta in essere per lo sviluppo dei progetti culturali ma di Ischia, non ci sarebbero stati gli incredibili risultati ai quali si è giunti nel giro di un decennio. Pur senza ricevere neppure un euro di sovvenzione da parte delle amministrazioni pubbliche. Antonio Mencarini, definito Vox, merita questa vetrina e quindi Stefano Delle Pari leggerà una sua poesia. La poesia si intitola Un amico scomparso. Un lampo di luce nel tempo. Un nobile cuore guidato dal sentimento, l'ansia di fare il bene, di dare il bene, di ricevere il bene, un battito d'ali di gabbiano sul mare della vita. È durata un nulla la tua esistenza, ma sei riuscito a renderla degna di vivere. Sei partito per non so dove, una domanda mi attanaglia, ti rivedrò? Non so, non credo, ma nei dubbi spero. Addio, amico mio, finché vivrò, ti avrò nel cuore. Bene, adesso dalla poesia passiamo alla pittura. E presento la pittrice e poetessa Milena Petrarca, che è la vincitrice della seconda edizione del Premio Internazionale di Grafica 8 milioni, edizione 2017, ideato da Bruno Mancini e organizzato dall'Associazione Culturale da Ischia all'Arte. La sua immagine è l'immagine della copertina del volume Penne note e matite. E, è un'artista a 360 gradi, figlia d'arte, nata a Pozzuoli, ma attiva tra Latina e New York, dove ha esposto in diverse rassegne e organizzato a New York il cinquecentenario di Cristoforo Colombo, che le valso prestigioso riconoscimento artistico a Howard Gallery.
Silvana Lazzarini ha scritto di lei: Milena Petrarca non è solo una pittrice di fama internazionale, ma è anche una scultrice e poetessa di grande sensibilità, stilista e ritrattista, che dona emozioni oltre al tempo legate al nome e alla sua vita, tra gioie e malinconie, passioni e speranze. Le sue opere, presenti in molti musei italiani e americani, in prestigiose collezioni americane, francesi, inglesi e cinesi, incantano per quel loro essere sospese tra realtà e sogno, mistero e poesia. E diamo la parola. Io per ringraziare i miei ospiti che sono venuti qua, sono di Milano, c'è la Jessica Boni che è la ragazza di questo ritratto, poi verrà anche presentato qui. Poi c'è un grande scenografo della RAI, che ho cresciuto da bambina, di questo Latina, Raponi si chiama, Valerio Raponi, sei tu? Poi c'è Enzo Pellegrini, che è un grande proprio del cinema, critico d'arte, fotografo, che ha esposto anche qui al Gudec come fotografo, vero Enzo? Tutto bene Enzo, ti ringrazio di questa cosa bellissima che mi hai regalato. Tutti i miei ospiti qui li ringrazio tantissimo. Possiamo proiettare anche le immagini dei miei quadri, un piccolo flash di una prima mostra che ho fatto a New York, a Brooklyn. È un video della mostra di Sabaudia, fatto in onore di Sabaudia, inaugurato da Rodolfo Carelli, un grande della poesia, Rodolfo Carelli, che ha inventato il premio Circe Sabaudia. Allora, possiamo iniziare? Ok, vi ringrazio tutti quanti, sono molto emozionata, come ho detto prima, perché questo è un museo che è a San Salvo, dove anche i miei parenti, i miei antenati... Amici, parlando di arte, siamo l'esposizione della pittrice Milena Petrarca, iniziato a Sabaudia dal 30 giugno all'11 luglio prossimo. Ebbene, diamo qualche dato della pittrice. Milena Petrarca è nata a Pozzuoli nel 1950. Ha compiuto gli studi artistici a Napoli, dove ha conseguito il titolo di maestra d'arte. Titolare di figura disegnata dal 1971, attualmente insegna figura disegnata presso il Liceo Artistico Statale di Latina. Svolge la propria passione di pittrice e scultrice presso lo studio di Via Isonzo numero 108. Veniamo anche ad alcune delle esposizioni della pittrice. Nel 1989, presso la Galleria d'Arte Moderna a San Luca, ha tenuto una personale con opere nuove estremamente ricche di grazia poetica e di magia, sia nel segno che nel colore. Nel giorno 24 marzo 90, su invita della Zonta International Club Latina, ha tenuto una mostra personale a scopo benefico presso l'Hotel Tirreno di Latina. Nel giorno 30 maggio, sempre del 1990, è stata invitata dalla Key Ones International Europe, distretto Italia, club di Napoli, dall'Associazione Internazionale Magna Grecia, alla gala di consegna del Premio Nazionale Solidarietà come rappresentante pittrice paesaggista napoletana. Numerose sue opere figurano in collezioni pubbliche e private in Italia e all'estero. A tal proposito ricordiamo che alcune opere della pittrice di Milena Petrarca sono state acquistate da eminenti personaggi del mondo della politica statunitense, ad esempio dal governatore dello stato di New York, Mario Cuomo, che secondo molti, come ben sapete, potrebbe essere il prossimo presidente degli Stati Uniti. E a tal proposito la pittrice è stata anche invitata per recarsi nei prossimi mesi ancora ad esporre le proprie opere proprio a New York, e l'invito gli è giunto dalla Accademia degli Stati Uniti. La dote che più colpisce in chi ha il piacere di imbattersi nella pittura di Milena Petrarca è quel suo investire gli oggetti rappresentati di un fascio di luce solare che si rifrange nei colori più vivi, assecondando ed esaltando le loro virtù espressive. Una solarità, quella di Milena Petrarca, che rivela candore e capacità di stupire.
immediatezza di rapporto, gioia di comunicare, qualità umane che rifuggono da ogni termine utilitaristico e che rimandano alla bellezza solare ed avvincente della sua terra natia, non a caso cantata dagli antichi come Campania Felix. Ricordiamo che Milena Petrarca è un'artista che ama le calde tonalità cromatiche su un disegno a tutto tondo, ricco di riferimenti allusivi che evocano dolci stati d'animo e riposti finimenti interiori, eppure capace di sublimarsi dinanzi al bianco di un foglio o di una tela. Allora, benvenuta qui a New York, eh? Welcome to New York. Le voglio celebrare. Siamo felicissimi di averti qui tra noi a New York. È un onore, è un privilegio per tutti noi. E adesso ammiriamo questi magnifici quadri, tutti unici, tutti speciali. La domanda è lei che è importante sapere, no? Io volevo sapere come maestra, come cucina un disegnare, come le cucina. Hai cominciato la piccola, eh? Sapevi dirigersi. Fantastico. Ha partecipato con persone adulte. Ha scelto il mio uno schizzo. Uno schizzo. Gli altri lo portavano gli uomini. Invece ho vinto con uno schizzo davvero. Al mio primo premio, sì. Sì. No, primo di quello ho fatto delle sculture piccole. Di cosa? In legno? In creta. Auguri a oggi di lavoro. Questa è la prima volta, qui c'era la seconda, la terza, la quarta, capito? È vero. Molto brava. Oh, bravissima l'artista. Bravo, molto brava, bravissima. E se tu non puoi venire qui, noi andiamo là. Come l'hai conosciuta, come l'hai scoperta questa grande pittrice, come hai fatto a scoprirla? How did you discover this great artist? I discovered her because I saw the magnificence of the work. Ok, lavoro magnifico, l'hai visto subito? Yeah, when I saw the energy and the quality. Energia, qualità, subito, eh? The vision that she put. La visione, c'è la visione. Una delle persone ha scritto che il lavoro è penetrante. Destra e via, penetrante. Brava Milena, brava! Ecco le opere. Vi premetto che sono appena 90, ne ho fatto più di 2000. E non sono tutte su queste tematiche, ma sono tematiche molto importanti, sulla danza, sono tutte una parte, sui territori sia napoletani che latinoamericani.
trascorrono le tue opere. Volevo farti una domanda. Sui tuoi quadri noto che c'è un velo di non tristezza, ma di corposità nei colori. C'è una motivazione oppure, perché di solito ci sono dei quadri che tendono molto sul cubo e in altri artisti, invece tu hai dei colori molto sfavillanti, molto che... È la mia terra solare. Ah, ok, terra, perfetto. Io sono una della sua. Ecco, non so, infatti volevo capire questa motivazione. Dunque, e questa tua carnosità e questa tua bellezza. Parlavo con mio zio Tommaso, che è stato un grande ingegnere meccanico dell'Anzalto e anche acquarellista inglese, portava con lui a studiare queste rute di antichi della città umana, dunque, dell'inverno, dell'Auro Trino, dunque questa tua vitalità è proprio dovuta a questa formazione dall'infanzia. Scusami se mi sono permessa, ma vedendo questi quadri... Nella mia casa, nel salotto di mia madre, c'erano tutti artisti napoletani, Mio Loren, Nino Taranto, Grandinantani, Luciano Saglioni. Mm-hmm. E mia madre era un drammaturgo importante a Pozzuoli, figurati che con una commedia, una canzone, ha vinto la villa di Paizzo, mia madre, negli anni 50. Addirittura. Scendendo inglese da Milano, siamo portati al salto. E allora sicuramente conoscevano anche, cioè conoscevano Caruso, secondo me, sì, qualcosa. Caruso è stato fidanzato di una zia. Ecco, la canzone che ha dedicato il grande, come si chiama? Caruso proprio, il grande cantante che è morto. Lucio Dalla? Era dedicata alla mia zia. Ma dai. Bellissima, che poi dopo non è più. Abbiamo scoperto un qualcosa di... Io gli accarezzavo, gli immaginavo le trecce della terra, e lei mi raccontava di questo amore. Tutti i racconti che frequentava la vostra casa, perché erano poveri. Se vedete la storia, l'ho guardata l'altro giorno, per quello l'ho riguardata dopo. Lavorava nella mia famiglia, infatti la mia famiglia accoglieva molti poveri, quindi siamo stati dei benefattori. E quindi abbiamo spalmato su mia Lore, l'abbiamo vestita, l'abbiamo colata, l'abbiamo montata, mamma l'ha aiutata all'arte del cinema, l'hai usata a tutte le movenze che dovevo fare, alla posturale, come dovevo uscire, perché mia Lore ha girato i film, li ha girati proprio i primi fumetti, li girava sull'Acqua d'Averno. Quindi io andavo a vedere. Abbiamo scavato nella tua vita privata. Ecco, che era il lago dei miei sogni, dove io vivevo con Zio Tommaso, che è il grande scienziato che ha il brevetto dell'assalto, sono stata da mio zio. Ecco, abbiamo scoperto delle cose. No, grazie di cuore. Comunque questa è proprio di là.
ci ha riunito veramente in un quadro. Sì. Sto scrivendo un libro. Bene. Dov'è il presidente? Terremo conto. Ora grazie per aver visto i quadri, abbiamo fatto commuovere anche lei, vediamo se riusciamo a far commuovere anche Stefano degli Abbati, qui con qua viaggiamo tutti. Allora, parlando dei progetti della casa editrice, i sestanti di Maria Pira Ciaghi. Il 15/4/2017 tra la dottoressa Maria Pira Ciaghi, titolare della casa editrice di Sestante, e Bruno Mancini, presidente dell'Associazione Culturale Rischi all'Arte, si è convenuto di dare inizio a una permanente collaborazione operativa, avente come scopo principale lo sviluppo dei reciproci progetti artistici, editoriali e sociali. Come primo atto concreto, a fronte di tale accordo, il Sestante si è dichiarato disponibile ad essere l'editore dell'antologia Penne, Note, Matite, e qui stiamo presentando in anteprima assoluta. Subito dopo il Sestante e Vila si sono sviluppate nuove sinergie e hanno prodotto l'inizio di una rubrica Vila nel magazine Eudonna, edito dalla Sestante, l'apertura di una collana poetica e affidata alla redazione di Vila. Nel manifesto di Sestante è scritto che Sestante è la nostra avventura, una casa editrice, un lungo incontro di condivisione che esplora il mondo circostanze con uno stile comunicativo con il quale dare un nuovo senso creativo al prodotto editoriale. Dal 2008 pubblichiamo riviste, giovani talenti e autori che da tutto il mondo, dall'Argentina all'Europa, ci aiutano a esprimere concetti e a innovare il piacere della conoscenza. Organizziamo eventi ad alto valore scientifico e ci rapportiamo sia con un pubblico settoriale sia con i grandi lettori, cercando di rielaborare e dare ossigeno all'offerta formativa e culturale di ogni parte del mondo. Dialogo, crisis e apertura. Uno di questi tre obiettivi, ricerchiamo nuovi orizzonti per il pensiero in un mondo in cui la sfida della conoscenza è quella di offrire risposte ai vecchi e nuovi perché dell'uomo e dare una nuova forma alle risposte possibili. Nell'ambito di tale collaborazione oggi sarà presentato il libro La scelta del sì, scritto a sei mani dalle psicologhe Antonietta e Giuseppina Provenzano insieme al medico bioticista Stefano degli Abbati. Il progetto nasce dall'esigenza di analizzare e comprendere i nodi comunicativi della condizione esistenziale, della gemellarità ed esistere lo sguardo agli altri tipi di dipendenza che interferiscono con una piena espressione e manifestazione del sé. Il fatto che il format del dialogo a tre voci prosegua lungo il volume intrecciato da diverse narrazioni e contrappuntato da immagini permette all'opera di partecipare al dibattito contemporaneo sulla funzione del racconto e dell'arte autoconoscenza di sé. Signori, Stefano degli Abbati. Allora, buongiorno. Ringrazio l'amico Bruno Mancini e il MUDEC e il BUC, sì, siamo dentro dei cerchi concentrici qui, no? E che ci danno la possibilità di parlare di qualcosa, di dire qualcosa, di fare un discorso. Come abbiamo scritto nelle parole di presentazione, questo libro, La scelta del sé, abbiamo anche alcune copie qui a disposizione, nasce per una serie di incontri provvidenziali. Stavo alla ricerca, dopo aver scritto una piccola operina, una favola, le favole sono sempre morali, le favole sono sempre un senso, un discorso di senso, tutti i racconti forse sono racconti di senso, e chiuderemo il cerchio parlando di questo, e del Book City di Milano. Dopo aver scritto quest'opera ero sicuro che avrei scritto qualcosa che era attinente, fosse attinente alla psicologia, e per una serie di casualità o provvidenze, come abbiamo detto, avrei dovuto affrontare il problema della gemellarità.
nella città di Roma ho cominciato a cercare qualcuno esperto del problema della gemellarità, ho trovato due psicologi gemelle. E ce l'ho soltanto io, sicuro questo, perché nessun altro ha avuto la possibilità di scrivere qualcosa insieme alle due dottoresse Antonietta e Giuseppina Provenzano, che non possono essere qui presenti per ragioni familiari. Questa è la prima volta che presentiamo il libro ed è un'occasione giustissima secondo me, proprio per l'occasione che ho detto prima. E abbiamo deciso di scrivere insieme questo libro, nel senso, era nata in me questa esigenza, l'incontro, parliamo, stabiliamo come possa essere scritto questo libro e decidiamo che la maniera migliore è lasciare che i pensieri, che il discorso, ritorno sempre su questi termini, che i pensieri e il discorso trovino la strada da loro, senza doverli costringere in una forma preventiva. Che cosa decidiamo di fare? Di prendere un registratorino, di comprare un registratorino, in modo che potessimo avere a disposizione quello che dicevamo nei nostri incontri, queste chiacchiere, questi discorsi, queste conversazioni sull'argomento della gemellarità. Calcolate che per una serie, ripeto, di circostanze provvidenziali, causalità, destino, noi ci troviamo a essere ai due estremi delle possibili situazioni esistenziali. Due gemelle, un figlio unico. In mezzo ci sono tutte le altre situazioni, fratelli, sorelle, tre sorelle, quattro fratelli, due fratelli, due sorelle, insomma le sapete le storie, no? La gemellarità eterozigote è più vicina alla gemellarità omozigote come quella delle gemelle, e la mia, nel caso maschio singolo, figlio unico, ci può essere anche una donna, figlia unica. Che cosa, perché è interessante la cosa? Perché eravamo diventati tutti quanti genitori, l'ultima era diventata genitrice da pochissimo tempo, da un anno mi pare all'epoca, e potevamo vedere il nostro percorso esistenziale, metterlo a disposizione degli altri, dopo aver fatto un passaggio necessario, obbligatorio della vita che abbiamo capito prima, dopo, che è il passaggio da figlio a genitore. Quindi potevamo avere uno sguardo, voi pensate, adesso faccio una piccola digressione, i momenti più commoventi di questo incontro quali sono stati? La rievocazione del papà, la rievocazione della mamma, la rievocazione dei figli, la rievocazione dell'amico morto, sono sempre quelle i temi che noi trattiamo fondamentalmente nella nostra vita. Altra digressione, ieri pomeriggio al Book City a Milano è stato presentato il libro del professor Petrosino. Il libro del professor Petrosino, edito da Vita e Cultura, tratta del tema della letteratura, titolo provocatorio, contro la cultura, meno male che c'è la letteratura. E lui dice, in un'intervista che vi ho fatto, andrà in onda domani, sulla radio della conferenza episcopale, lui dice, la letteratura è l'unico luogo, forse insieme alla psicanalisi, forse insieme alla confessione, dove l'uomo esce, l'umano esce realmente per quello che è. Ma che cosa ci raccontiamo nella letteratura? Che cosa ci raccontiamo nel confessionale? Che cosa ci raccontiamo nella psicanalisi? Da dove vengo, chi sono e dove vado? Nella nostra situazione esistenziale minima, nella situazione esistenziale paradigmatica che è quella della letteratura, ma che nasce sempre dalla situazione esperienziale dello scrittore. Non è pensabile che lo scrittore, a meno che non sia uno scrittore seriale, non scriva di qualcosa che non abbia avuto esperienza, altrimenti si sta raccontando una balla. Non sarebbe vero fino all'ultimo, no? Fino all'ultimo momento. Fine della digressione. Quindi registriamo queste sedute. Decidiamo di registrare questi incontri in senso cronologico, partiamo dall'esperienza della nascita, di quello che ci hanno raccontato, della nostra, perché sicuramente è un momento di cui non ci possiamo ricordare, e poi seguiamo cronologicamente la nostra vita, giocando con questi rimbalzi, la dipendenza gemellare, la dipendenza del figlio unico, dalla madre, dal padre, dalla genitorialità, eccetera, eccetera, per vedere poi qual è la vera autenticità della persona. Qui è stata nominata una parola chiave, sintonia, no? Dall'amica prima quando diceva sintonia con il mondo, sintonia nelle relazioni, ma tutte le sintonie partono da una sintonia con noi stessi. Se non c'è la sintonia con noi stessi non possiamo essere i più grandi benefattori del mondo, possiamo fare del grandissimo bene, ma non abbiamo fatto il bene con la B maiuscola. È la struttura del Moby Dick, che era appunto così, diciamo questo che cosa sta dicendo. Guardiamo delle sollecitazioni. Allora, registriamo, ci rendiamo conto che facciamo delle sedute brevi in modo che fossero masterizzabili su un CD, quindi 80 minuti,
l'abbiamo sbobinata e abbiamo scritto, l'abbiamo rivisto e corretto e adesso abbiamo il libro che è questo qui. Ci viene un'idea, ecco dov'è il collegamento con l'arte, è il collegamento con Dila e il collegamento con se stato, l'opera a 360 gradi. Mettiamoci delle immagini. Allora, la prima idea qual è stata? Troviamo degli amici nostri pittori e diciamo di misurarsi su determinati temi, sulla nascita, sulla gioventù, sull'adolescenza, che sono i passaggi di questo libro. Ma non so neanche bene come è venuta poi la cosa, nel senso che vogliamo fare una mostra della presentazione del libro, mettere questi pittori anche a disposizione le loro opere, di chi fosse intervenuto a queste presentazioni, ma a un certo punto si scocca una scintilla, per cui decidiamo di utilizzare delle opere già conosciute, utilizzare delle opere già conosciute, opere di grandi maestri, alcuni che per coincidenza sono oggetto di mostre attualmente a Roma, a Milano, questi grandi maestri, quasi a sottolineare che dalla giusta posizione, dal vedere insieme l'opera d'arte e il racconto, potesse essere l'uno il commento dell'altro. Il racconto, il dialogo, fa capire meglio l'immagine. Si sta scaricando, passo a questo. Il racconto fa capire meglio l'immagine e l'immagine fa capire meglio il racconto. In realtà sono le sollecitazioni a cui noi siamo sottoposti tutti i giorni: film, immagini pubblicitarie, discorsi, racconti in giro, racconti di scrittori, parole, frasi, mass media, no? Queste sono le nostre sollecitazioni. In mezzo a questo noi dobbiamo ricostruire la nostra verità, la nostra autenticità, la nostra sintonia con noi stessi. Voi pensate quante sollecitazioni dentro una cosa del genere. Ora, quando tu ti rendi conto che quello che stai facendo in realtà c'ha questo sorta di diramazioni, è chiaro che lo maneggi con una certa cura, con una certa delicatezza. A quel punto noi avevamo finito di scrivere il nostro libro, stavamo continuando a correggere, perché gli autori in genere fanno questo, continuano a correggere perché qualcuno gli dica basta, e fermati così, perché la perfezione non è raggiungibile. E abbiamo incontrato Maria Pia del Sestante. Dove la incontro Maria Pia? Perché la incontro personalmente io, Maria Pia Ciaghi, presidente, fondatrice della casa editrice Il Sextante, la incontro in una mostra d'arte contemporanea all'Istituto Cervantes di Roma, all'Accademia Spagnola, scusate, non all'Istituto Cervantes, che è quello con la lingua, ma all'Accademia Spagnola in cima al Gianico. E si scatta subito una sintonia, questa parola abbiamo detto sì, scatta subito una simpatia nel senso maiuscolo, no? Simpatos, vedere insieme le cose, e abbiamo deciso in quell'attimo che avremmo fatto il libro insieme. È stata una lunga storia, se ci ripenso adesso, abbiamo messo un anno, brevissimo, a scriverlo ce l'abbiamo messo 8, a realizzarlo graficamente dal punto di vista editoriale uno soltanto. Ma ne aveva detto a giugno del 2017 sarà pronto, e così è stato, e il libro è stato. Il libro è ancora nelle nostre scatole a casa, è un libro che non è stato mai presentato e ci fa molto piacere di dare il primo là alla storia che accompagnerà questo libro nei prossimi mesi, proprio in questa circostanza, perché ripeto, stiamo affrontando il problema del discorso interiore, della sintonia con noi stessi, della eventuale dipendenza da alcune cose per liberarsi, per diventare da figli genitori. Questo è il succo del libro e è in sintonia, è in parallelo con tutti i libri, con tutti i discorsi, con tutti i racconti. Quindi io mi fermo qui perché potrei parlare per ore, perché calcolate che da questo nasce un corso sulle narrazioni che io poi ho escogitato, che ho presentato, che ho realizzato, quindi il discorso andrebbe molto in là. Ci fermiamo qui al libro, all'occasione che mi è stata data e niente, proseguiamo con il programma di Dila. Grazie. C'è Angela in sala? Angela Di Pelli? È andata fuori? Allora... Sì, passiamo avanti e presenteremo Angela dopo. A questo punto... Angela, va bene. Va bene, ci passiamo dopo ad Angela. Allora,
ho l'onore di presentare Bruno Mancini, il nostro presidente. Bruno Mancini non è solo uno scrittore, è sempre stato in prima linea col suo impegno costante per carisma ed entusiasmo nel promuovere la poesia e la cultura nella vita di Ischia e al di fuori di Ischia. Bruno Mancini è un poeta e scrittore di successo, raffinato e ironico. Insieme ai soci Dila, l'Associazione Culturale da Ischia d'Arte, di cui è presidente, ha portato avanti il suo programma, già iniziato 10 anni prima, volto a dare una nuova visibilità al mondo dei poeti e di quanti operano nell'arte tra musica, teatro, danza e arti figurative. Tra gli obiettivi della Dila, di cui Bruno e la sua squadra hanno dato vita a numerosi eventi, tra presentazioni di libri, incontri, dibattiti, mostre, pittura e fotografia, e anche quello di sostenere l'arte in generale e la poesia in particolare, affinché riacquistino il palco di primo piano che compete loro nell'attuale società italiana. Bruno Mancini ha pensato di diffondere il più possibile la cultura fuori dall'ordinario, invitando imprese e aziende commerciali a diventare sostenitori per la promozione della stessa cultura attraverso il canale pubblicitario attivato in questi volumi. Così, tra le diverse iniziative proposte da Dila, vi è anche questo prodotto antologico sul quale si dà spazio alla descrizione delle diverse attività dell'associazione, ai suoi protagonisti e ai numerosi eventi di spicco che hanno ottenuto ottimi riscontri di pubblico e di critica. E l'antologia, naturalmente, di cui parliamo, è l'ultima arrivata, Penne, note e matite. Io adesso volevo leggervi due o tre poesie di Bruno Mancini, tanto per farvi comprendere quella che è la sua ideazione. La prima si intitola Inizia il gioco. Esageratamente pudica maiarda, strattoni tra la folla l'insolito revita. Con fatuo finto, effimero, veniale, sprofondi il solitario nell'orbita del sud. Inizia il gioco. Perde rifugio. La seconda si intitola Ancora carnevale. La sua fatta sintonia amorfa in onda tra le rotoli e le maschere. Modi carnevaleschi ci vestiranno come due viandanti in cerca di un passaggio. Ci truccheranno come due balordi dimentichi del tutto. Ci mostreranno come cosmonauti tornati dalla luna. Ma noi ci parleremo, lontani dalle fiabe e dai romanzi, ci baceremo, spezzando sguardi verso il nulla, ci sedurremo, stracciando segni sulla pelle. Eh sì, ci vestiremo come due viandanti sul viale di un passaggio, ci truccheremo come due balordi, memori del tutto, ci muoveremo come su cosmonauti, in rotta per la luna. E un'altra che mi era piaciuta molto si intitola Parlo di te. Parlo di te con me nella semplicità di un riposo sull'acqua. Parlo di te nella sincerità di una solitudine con me sull'acqua. Parla di te con me un filo d'erba sull'acqua, l'immagine di un'isola sul mare nella sincerità di un riposo. Parla di te a me nella semplicità di una solitudine sull'acqua, il volo di un volo di gabbiani. Bene, a me queste qui sono piaciute molto, ma adesso ne leggerà altre Stefano. Un'ombra. Un'ombra sconvolge la piana di alghe statiche, con ritmo lento di medusa, con pause di dolcezze lunari. Sotto le sabbie smosse più calde ed umide, un'ombra, una carne, un'ora, tu. Non sono un principe. È nuova notte di lucidi vagabondi nei cieli scuri dell'emisfero boreale. Notte di San Lorenzo, senza luna e senza nuvole, sfilacci di bagliori intensi, quasi comete. È breve notte di desideri eterni, abbracciati all'amata sulla spiaggia. Notte di primi turbamenti, in angoli distanti dalla folla. Sorrisi, silenzi, sospiri, quasi nirvana.
è ancora notte di fili d'India nel cervello, asciami in decisioni privi di senso, notte dell'ultimo verdetto, per l'uomo che manca di difese e invoca appigli pretestuosi, quasi giustizia. In questa notte di balconi aperti, dove l'afa ristagna indisturbata, oggi, stanotte, nemmeno chiedo aiuto alla leggenda e mi destino un ruolo di coerenza. Domani sarò principe del tutto o nulla. Sono già colmo di balzani presagi, ora che il timpano auricolare destro assorbe a malapena il caos di motori arrugginiti, la feccia di pagliacci umani, la polvere del nulla. Schierando eventi di memorie, gli stelli a forma di scacchiera, il padiglione sinistro reticola notizie drogate, sarà la prima volta che prima volta l'ultima. Ho tempo ancora per ricomporre mosaico dal centro al nulla, zigrinando in fuochi a spirale verso infiniti agganci alla follia, nel mi bello molle minore per un bel sogno che non dura sempre. Ora conosco violenze, i tempi dei tuoi orgasmi, le dolcezze attese dai tuoi seni, struscianti tra le seggiole mai vuote, in ordine, allineate, alle pareti sdrucciolevoli del tuo cervello. Nevrosi e stasi, gli squilli e le grancasse, le mai abbastanza maledette prudenze. Il finto ovvero pizzo nero scomposto, allucinato, tutte le volte che un altro più di me ti ha roso il cuore, violato l'anima, trafitta la tenerezza del tuo incantesimo, neppure osando avvicinare l'estrema solitudine del tuo amare. Conosco i cuori ingordi nell'attimo, d'amore è inutile, ancora tormento e non mi manca forte tentazione, delle tue scelte è un limite, di fuga verso umane debolezze che poggio tra rigide piastre, mai esauste, costanti, ottuse. Se fuggi o se ritorni, segno indelebile il tuo ha scardinato oggi come ieri la persuasione immobile del mio dominio sul sigillo. Il nuovo mondo non cerca trionfi ma libera certezze. Se ammetto un brindisi alla complicità, non sono ubriaco né sono matto. Il brivido più lungo. Ti vedo seduta ogni giorno, una mano gingilla tra i riccioli accarezzandoti la gola. Il cavalletto attende le curve, le tinte, le forme. A volte una coda di auto rallenta il percorso del bus e io ti guardo fremere per un attimo più lungo. Ti voglio sdraiata una notte, una mano gingilla sul mio petto accarezzandomi innocente. Il calice attende le bollicine dello sballo. A volte un sorriso ferma del tutto il tempo ed io ti guardo nuda prima del brindisi più lungo. Tunnel dietro la curva, un attimo e tu già mostri ha vinto il prima con il dopo. Il buio mescolerà per noi il sogno e la realtà. A volte, stavolta, vincente è la passione e tu mi inviterai al brivido più lungo. Grazie. E volevo aggiungere che Bruno è autore di diversi libri, e i titoli sono Aurora e ci sono diversi volumi di questa raccolta, come I cinesi, La sesta firma, I racconti delle poesie, La mia isola e Il nodo, tutti rintracciabili per chi ne volesse acquistare. Bene, passiamo a una nostra cara amica, Angela Maria Tiberi, e così poi lei ci potrà esporre i suoi progetti. Angela, vieni. Intanto Angela, sì. Presento Angela rapidamente. Angela prende il mio posto, perché sarà lei a consumare. Angela Maria Tiberi, come abbiamo annunciato all'inizio di questo incontro, ha ottenuto il quinto posto assoluto nella classifica finale della sesta edizione del Premio Internazionale di Poesia
8 milioni, nonché il primo e il secondo posto nella classifica web di questo stesso premio. Poetessa autrice di fama internazionale, impegnata da anni con le attività culturali dell'Accademia di Arte e Cultura di Michelangelo Anghisani e dell'Associazione Culturale Maestra d'Arte Lina di Bruno Mancini, portatrice di importanti contributi in ambito sociale. Ci racconta attraverso i versi le emozioni della vita tra ricordi che riaffiorano e il presente. Nata a Pontini, è stimata docente di economia aziendale, ha fatto della poesia uno strumento privilegiato per raccontare l'amore che vince odio e guerra, indifferenza e violenza. L'amore universale che aiuta a vivere anche attraverso dolori e sofferenze. Bruno Mancini ha scritto di Angela, la poetica di Angela Maria Tiberi non è consigliata a coloro che abbiano freddo il cuore e scarso senso per l'amore. Non riuscendo a farla propria, potrebbero ritenere scioccamente che si tratti di utopistiche trasposizioni in versi di ideali obsoleti, senza capire che i veri vecchi sono solo coloro che non sanno più credere all'amore. Devo dire che sono commossa di questo magnifico giorno, lo scorso con voi, e devo dire che ringrazio la Dira e tutto il suo staff, e porto i saluti di Michelangelo Anghisani, che voluto venire, il presidente dell'Accademia Internazionale Arte e Cultura, che abbiamo tante delegazioni all'estero, riconosciuto anche l'Accademia della Pace, non solo della regione Campania, ma anche dalla Romania. E devo essere veramente felice, perché io vivo per la felicità in questo mondo così perverso, così incomprensibile e così violento. E io voglio essere una voce, una portavoce insieme ai miei amici che sono qui presenti. Milena Petrarca, che Facebook ci ha paragonato alla roccia di Milena, lei è la mia roccia, infatti collaboro con lei, già due libri ho pubblicato, anzi tre pubblicati, con le sue opere. E quindi c'è un libro meraviglioso che poi sarà tradotto in inglese, Gioco d'amore e Sermoneta. In quanto amo Sermoneta, perché Sermoneta è il mio gioiello del Lago Pontino, è il gioiello del mio cuore, perché lì sono i miei ricordi, dove mi sono sposata e dove ho conosciuto tramite una poesia Dove sei di Domenico Di Stefano, il mio compagno, fondatore dell'associazione Cenacolo della Poesia di Aprilia. E mi ha detto di scrivere e di andare avanti e di portare questo amore verso il prossimo e verso l'umanità e di non cessare dimenticato, perché lui mi sta dimenticando. Ce l'ho scritto anche sul libro lo stesso. E poi devo portare i ringraziamenti e anche da parte del giudice Silvana Pia, che è stato presidente del Tribunale di Rwanda, che ha condannato all'ergastolo un prete che ha fatto una strage nella sua chiesa e ricondannato anche lui all'ergastolo dalla corte d'appello dell'Aia, forse giustizia dell'Aia, anche una donna che ha partecipato alla strage di Rwanda. Quindi quanto di saluti sarebbe venuta, ma non è potuto venire per convegni internazionali. Cosa devo dire? I miei progetti. Il mio progetto sta qui a Bu. Io amo Facebook e Facebook non fa altro che elogiarmi. E forse dico, ma sono io quella persona così che mi scrive. Loro mi riconoscono queste virtù, rare. Ma non so, io amo il mio prossimo. Devo ringraziare Assunta Nievo col suo libro meraviglioso, Tira fuori l'anima. È un libro da apprezzare e sono contenta che lei mi ha seguito insieme a Milena a questo progetto Vida. E poi devo ringraziare anche l'architetto storico Ugo De Angelis, che col suo libro dedicato a Santa Maria Coretti porta l'Agro Pontino a far conoscere a livello internazionale. Quindi cosa devo dire? Io sono felice di questa grande artista. Infatti ieri sera, dove comunque vado, parlo di lei e di noi.
Noi dell'Agroventino, perché io amo l'Agroventino. Ma lo amo perché lì sono, cioè, la mia natività. In quanto io non ho mai conosciuto mio nonno, Angelo Maria Di Belli, che è morto all'età di 37 anni in Africa. E lui non ha potuto mai avere un fiore da parte della sua famiglia. Mio padre ha pianto perché un'altra guerra ha sofferto la fame, io odio la guerra, perché ricordo ancora.